Dopo un lungo inseguimento ritrovo, sì, è un lungo inseguimento perché insomma sta facendo tantissime cose, però ero troppo curioso di capire le scuole, il nostro è uno speciale dedicato alla memoria di Massimo Mazzetto, l'update è che la statua è pronta, è anche molto bella, e arriverà a Reggio Calabria, mi dicono che tra la posizione favorita ci sia quella sotto il Piri in via Marina, però vediamo. Vediamo, navighiamo a vista. Oggetto del nostro appuntamento sono le tue parole verso il prossimo. Non è un prossimo nato negli anni 60, 70 o 70, ma un prossimo che magari ha come carta d'identità 2010-2011, presuppongo. Sono studenti delle scuole di Reggio Calabria e di Padova. Quanta emozione provi nel raccontare Massimo Mazzetto a questi ragazzi? Bentrovato Gius Vabranca. Grazie Gianni. Sì, intanto sono due fasce, perché sono fasce di quarta liceo e fasce di terza media, due scuole su Reggio e due scuole su Padova. Ovviamente l'iniziativa, la mente, il genio di tutto questo ha un nome e un cognome di Gaetano Gebbia e il comitato Massimo Mazzetto, guidato da quella persona straordinaria che è Andrea Mazzetto. L'operazione, questa corsa di corso di giornalismo sportivo che io ho definito valoriale, perché è un corso di giornalismo sportivo, però proviamo a far breccia nella mente dei ragazzi, provando a far venire in mente loro che si può raccontare il gesto tecnico passando anche dai valori di cui è testimonial, suo malgrado, la memoria di Massimo Mazzetto. Ci tengo a dire che il coordinatore del corso è comunque Tonino Raffa. L'emozione c'è, Gianni, l'emozione c'è perché intanto c'è un'emozione mia, ma poi ogni volta è come il miracolo di San Gennaro, perché ti accosti con un po' di perplessità, dici, ma sti ragazzi alla fine sì, gli stai proponendo una cosa molto vecchia, molto datata, tra altre cose di un contesto, quello di quel basket, che fai fatica a far comprendere, perché chi ha vissuto quello rispetto a chi vive il basket, ma anche lo sport, diciamo così, ora fa un po' fatica. Eppure devo dirti che sarà la semplicità di Massimo Mazzetto cattura, anche perché la nostra linea guida è il famoso tema di Massimo. E se tu vivi sezioni quel tema, periodo per periodo, frase per frase, e lì c'è su ogni frase tanta roba su cui chiacchierare, e i ragazzi ti ascoltano, ma veramente incantati. Io un po' me ne sto rendendo conto trasmettendo le partite proprio in questi giorni di semi-stop, di sospensioni per pandemia tra Anna Bella Pavia, Mister Ghiaccio. Ferrara, eccetera, eccetera. Era un'altra pallacanestro, come tu hai ben detto, era un altro mondo da tutti i punti di vista economico, sociale, perché ricordiamoci che la svolta legata al sociale di quella viola fu impattante per tutta la comunità reggina, probabilmente fu un movimento troppo importante, fermato forse per quel canestro di Garrett, che è il simbolo di quello stop che ha dietro tantissime altre cose. Diciamo che quello è stato lo stop sportivo. Sì, Poi c'è un altro tipo di esattamente. stop Sì, quello è il che simbolo dialogano solo, sportivo, sì. quello è il simbolo sportivo, poi c'è dell'altro dietro molto più grande di un semplice gesto. Più grande, più grave. Sì, a canestro, però volevo sapere, questi ragazzi, l'interazione con loro, qual è la cosa più particolare, più strana o anche più romantica che ti è capitato interagendo con loro? Ma non c'è una cosa specifica, è la completa identificazione. Cioè loro dopo 15 minuti, loro diventano Massimo. Perché? Perché i valori di Massimo erano i valori di una semplicità assoluta che rappresentano veramente il fulcro dello sport pulito. Quindi questi valori ciascun ragazzo, in linea di massima si tratta quasi sempre di ragazzi che comunque praticano un'attività sportiva, non necessariamente basket, ciascun ragazzo se li porta dalla sua parte. Quando Massimo parla del valore dell'amicizia in campo, del concetto di responsabilità di singolo e di squadra, del sacrificio, ciascun ragazzo si rivede, anche colui il quale fa tiro con l'arco, che sembra una disciplina individuale, lo è, ma nel contesto di un gruppo squadra ti fa essere parte di qualcosa,
tutti i ragazzi si rivedono lì, perché la forza del messaggio di Massimo Mazzetto è che attraverso il suo esempio, perché poi Massimo era quello, chi ha avuto la fortuna come me di conoscerlo sa che Massimo era quello, non era il suo modo di predicare, attraverso il suo modo di essere semplicemente poneva la bellezza dell'essere persone di sport, che è un concetto ancora diverso dal praticare lo sport, la bellezza dell'essere persone di sport con la massima semplicità. E questa cosa passa nei secoli dei secoli. Sì, che poi in tutto questo sembra che amiamo soltanto il passato, non è così. No, Giusva no, no, no. chiaramente, Giusva chiaramente Siccome se sono anziano. giornalmente racconta, cioè, ho sentito tutti gli speciali domenicali, sono dei bei risvegli quelli lì con miti dello sport italiano. Ognuno ha dato un piccolo o grande mattoncino, però. Riferendoci a qualche mese fa, la pasta asciutta tra Bonucci e Chiellini, cioè anche quelli di oggi Ma certo sono che eroi sì, ma contemporanei. certo che sì, ma certo che ciascuno ha una storia o da raccontare o da prendere. Io dico una cosa però, Gianni, qui c'è molta responsabilità da parte nostra. Per troppo tempo si è delegato sul piano proprio strettamente giornalistico al protagonista anche il racconto di se stesso e la narrazione di se stesso. Questo è un errore clamoroso, oltre che una responsabilità che il calciatore, il cestista non è tenuto a prendersi. Loro la storia la devono fare, la storia sportiva. A noi sta il compito di raccontarla, di cristallizzarla, di salvaguardarla, di portarla alle altre generazioni. Questo è compito nostro. E se noi andiamo a cercare, se noi non siamo pigri e andiamo a cercare anche vicino, ci sono tante di queste storie. Io sono certo, restiamo in casa nostra, sono certo, non ho l'avventura di conoscere personalmente quasi nessuno di questi ragazzi della Viola di quest'anno. Io sono certo che se noi andiamo a scavare, ma troviamo storie di straordinaria umanità, di straordinario impegno, di straordinaria esemplarità anche rispetto al rapporto con lo sport. Perché io penso una cosa, che con tutto lo schifo che c'è dappertutto, anche nello sport, la parte più pulita resta sempre il campo. Sì, senza dubbio, su questo sono d'accordissimo con te, anzi, preferisco intervistare mille volte un mediano di spinta che Non non c'è ha mai dubbio, non c'è segnato un dubbio, io gol sono il procuratore. in campionato che è un procuratore o un dirigente Certo. che magari è avvezzo a dell'altro. No, perché il calciatore, il giocatore comunque, anche il peggiore, e ce n'è anche di molto buoni, altro che peggiore, comunque anche il peggiore, appena rimbalza la palla, lui torna bambino e non vuole sapere più niente, si dimentica di tutto. Si dimentica di tutto, perché questa è la forza dello sport. Allora, con Giusva abbiamo un appuntamento in sospeso sui racconti di Viola, ma ci dobbiamo sedere con calma per raccontare tantissime cose. L'auspicio, insomma, è di ritrovarci con Siamo questa statua un davanti. po' sospesi. Sì, sulla statua, sì, la statua sì, Sì. l'ho vista anche vis-à-vis a Padova un mese fa. Ti garantisco che poi di persona fa ancora un effetto maggiore per la sua imponenza. Anche perché, tra le altre cose, chi ricorda fisicamente Massimo ne ricorda anche l'imponenza fisica, questo ragazzone. E la statua la richiama molto e soprattutto richiama il modo di essere, il volo, no? Questo essere protesa verso l'alto. Una gran bella cosa. Io spero soltanto che il comune riesca a trovare un posto adeguato per valorizzarla, anche se è grave che dopo un anno ancora stiamo a parlare Sì, del posto, cioè hanno assolutamente. fatto prima a fare la statua per trovare il posto, e poi non solo, è che poi la zona venga, come succede in tutto il mondo civile, venga adeguatamente manutenuta, perché altrimenti facciamo il bis di quanto già visto. Non vorrei fare il presuntuoso, però credo che la nuova area Waterfront lì sia il posto ideale. Non capisco il no su quell'area, mi posso permettere di dirlo. E non lo so se la zona sotto il Piria sia il posto ideale. Romanticamente sì, perché al Pire è nata la Viola Reggio Calabria, Però per sono certi posti di versi. vista. Il mio parere che sarà sicuramente sballato anche sul piano magari delle norme urbanistiche, non lo so, ma a me piacerebbe abitare in una città che ha per esempio un lungomare così come ce l'abbiamo noi, molto importante anche sul piano storico-sociale, con dei riferimenti. Cioè, io ad esempio a un certo punto una statua di questo genere, ma anche altre cose, la metterei sul lungomare, in un angolo o al centro, in maniera tale che diventino parte integrante della Come passeggiata. accade a Pesaro, una città di pallacanestro, ne sa tanto, ma accade perché abbiamo le. Ma accade anche non è importante ovviamente il soggetto della statua, accade anche a Cosenza sul corso principale, cioè, accade a Trieste, accade un po', accade a Bratislava, accade a Vienna. Le statue solitamente, se devono richiamare qualcosa, si mettono in mezzo alla gente.
Se tu le metti in un angolo, per carità, sono sempre stato, però ci devi andare apposta, è un concetto diverso. Andi in mezzo alla gente, magari su 10, 5 si incuriosiscono e dicono chi è questo. Grazie mille, buon anno e alla prossima. Grazie Gianni.